Family and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo video e penso l'abbiate già capito tutti, video assaggio! Ebbene sì, perché i famosissimi biscotti pan di stelle, questi per la precisione, ormai super storici, quelli della Mulino Bianco, quelli che è una ricetta che è una magia di cacao, nocciole latte fresco italiani, 11 stelle di glassa, una goccia di miele. Non sapevo nemmeno chi c'era dentro. Il miele, insomma, un sogno chiamato cacao. Ebbene sì, questi famosissimi biscotti che penso piacciono un po' a tutti, almeno quelli, si sono trasformati in una fantastica e golosissima crema pan di stelle. Ebbene sì, perché proprio la Mulino Bianco è arrivata con questa fantastica novità che penso un po' tutti attendiamo. E io penso che sia buona, insomma, cioè se sono buoni i biscotti deve essere buona anche questa. Poi della pan di stelle hanno inventato anche i mooncake, hanno inventato le briochine e poi anche la torta, quella con su tutte le stelle. Una cosa che mi lascia perplesso è che non sapevo che c'erano ben 11 stelle proprio sul biscotto. Allora, quindi io sono andato al supermercato e ho veramente fatto fatica a trovarla, perché appena lo rifornivano è uscita da 2 giorni, 2 o 3 giorni, non è uscita da tantissimo, però mi hanno detto che appena lo rifornivano, tipo dopo 2 ore, era già finita. Quindi veramente è super ricercatissima questa pan di stelle crema, ma proprio perché tutti sono molto curiosi di scoprire il suo gusto e ovviamente il gusto se riscontra, quindi se è uguale al gusto, al gusto inconfondibile dei biscotti pan di stelle. Allora, innanzitutto io, vabbè, ho qua i biscotti pan di stelle per assaggiarlo e fare il versus crema, però ho anche qua una mini nutellina, ovviamente già cominciata, perché Swirl mangerebbe anche il vasetto quando c'è la Nutella, però vabbè, ho tenuto un cucchiaino, ho detto, sì, dammi un cucchiaino per fare un versus crema pan di stelle. Allora, questo qua è il boccettino della crema pan di stelle. Costa un pochettino, perché costa 3,80 euro, quasi 4 euro, però è bellissimo. Innanzitutto è riutilizzabile, perché voi una volta che avete mangiato tutta la crema, potete pulirlo bene. Vi resta comunque qua il coso crema pan di stelle e guardate il tappo. Cioè il tappo è una cosa veramente favolosa. Ci sono tutte le stelline, poi vabbè c'è scritto con granella di pan di stelle, adoro, quindi mi fa supporre che praticamente hanno preso i biscotti pan di stelle e li hanno sbriciolati dentro. Adoro, oddio, cioè questa qua veramente è una goduria di dolce che aiuto, cioè proprio adesso che ore sono, tipo saranno le 11, è una botta di diabete pazzesco, ma non importa, perché almeno per una volta ci vogliamo male. Esatto. E da quello che so non ci sono dentro tanti zuccheri apposta, perché devono farvi sentire questo, proprio questo sapore dei biscotti. Ok, allora io direi di cominciare ad aprire il pacchetto di biscotti. Così, bene, perché io odio le cose aperte male. Perfetto. Ok, il pacchetto di biscotti. Oh my god, buonissimi, io adoro. Cioè, guardate, questi qua sono i pan di stelle. Loro li disegnano con stelle fantastiche, baci stellari dappertutto, e poi quando li tirate fuori sono una cosa oscena. Cioè veramente osceno, un po' come Lili. Cioè veramente sono oscene le stelle che stampano sui pan di stella, Cioè non per essere cattivo, non ho nulla contro l'Angolino Bianco, però sono oscenissime. Però buono. Innanzitutto, per riconoscere la crema pan di stelle se è originale, c'è questo adesivo sigillo di garanzia. Mi raccomando, fateci sempre caso che sia soprattutto sigillata bene, che nessuno l'abbia aperta, perché si sa, i curiosoni ci sono anche al supermercato. Ok, però io non volevo strapparlo, invece mi tocca strapparlo assolutamente. Perfetto. Oh mio Dio, ci siamo, ci siamo. Questo qua è un po' come il Sacro Graal. Allora, innanzitutto la crema a primo impatto, sentiamo un attimo con la Nutella.
sembrerebbe più o meno simile alla Nutella. Molti dicono che il gusto cambia totalmente. Allora, io direi, io mi sono già munito di tante cose, eh. Mi sono munito di cucchiaino per fare la prova del cucchiaino, fetta biscottata per assaggiarlo ovviamente con un pezzo di pane. Poi l'assaggeremo mischiata ad un biscotto, proprio la spalmeremo sopra con il biscotto. E poi riserverò una fetta biscottata perché voglio personalizzarla. Arrivo, scusatemi. Con tutte queste fantastiche stelline. Quindi faremo un pan di stelle gigante. E le stelline, mi dispiace, non sono bianche, ma sono gialle e arancio, ma sono le uniche che ho trovato al supermercato. Ok, allora io direi di cominciare. Quindi io comincio con l'assaggio al cucchiaio, Oh my god, oddio, un mezzo cucchiaino, dai, mi voglio bene. Pronti, partenza. Ci siamo, Swir, ci siamo. Devo mangiare un altro cucchiaino per capire meglio. Allora, innanzitutto non è dolcissima, quindi se siete persone, comunque se siete persone che non amano tanto il dolce, ma proprio quel dolce extra, questa non è molto dolce. Ha un gusto un po' diverso dalla Nutella. Questa qua sa più di nocciole, quindi di crema di nocciole pura, buona. E adesso faccio il paragone con un cucchiaino di Nutella secca ormai, perché è da di un po'. Totalmente diverso. Ovviamente la Nutella c'ha il suo perché sempre, assolutamente. Però per quanto riguarda la dolcezza, preferisco la crema pan di stelle. È molto dolce, quello è vero. Ok, adesso io direi di provarla su un biscotto. E a ritaglia con queste stelle, cioè guardate, sono una cosa oscena. Prendiamo un cucchiaino di, ovviamente, della nostra crema pan di stelle e ce lo spataplaf qui sopra, io adoro. Cioè guardate, buonissimo. Ok, c'ho il cucchiaino tutto sporco, ottimo. Faccio un tipo beauty blogger, food blogger, perfetto. Pronto, senza, praticamente mischiando sapore su sapore, risulta ancora più buona. Non lo faccio apposta, ma proprio mi viene da fare che buono. Mangiata la nostra crema pan di stelle col biscotto pan di stelle, adesso passiamo alla fetta biscottata. Sono sporco di cioccolato per caso, ditemelo, perché sennò io finisco questo video che ho il cioccolato fino sulle orecchie. Prendiamo il coltello e mi raccomando, se non avete ancora messo like a questo video, mettetelo immediatamente, ma soprattutto se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi subito, qua c'è scritto iscriviti. Intanto, oh my god, spalmiamo, dobbiamo spalmarla. Questa qua è una goduria per noi italiani, cioè dentro c'è il biscotto sbriciolato, cioè vi rendete conto questa cosa? Oh my god, guardate, a primo impatto sembra Nutella, cioè, però alla fine, cioè, guardate, ci sono tutti i biscottini dentro e li incastra. Guardate, adesso andiamo con l'assaggio assolutamente. Però diciamo che quella fetta biscottata, che alla fine è pane, non mi fa tanto impazzire. Devo provarla col pane vero e proprio. Se volete inviarmene una scatola di queste cose, vi giuro che le mangio tutte. Mia mamma è tipo giù, mi fa: togliatemi a registrare il video assaggio perché devo assaggiarlo assolutamente. Sì mamma, un attimo, fammi mangiare, fammi lavare tutto, poi vado su, registro e poi vengo giù con la, salvezza, col calice del sacro graal. Stavo cercando se c'erano dei biscotti fatti bene, non ci sono. Ok, ci siamo, sono ancora un po' messo qua di... Perfetto, adesso prendiamo sempre la nostra fetta biscottata. Io stoppo un attimo e sono subito da voi per farvi vedere il terzo esperimento. E rieccomi qui dopo aver completato il terzo esperimento e ovviamente ho spalmato la nostra fetta biscottata con la crema pan di stelle e sopra ci ho messo bene 11 stelline di zucchero. Guardate che carina, ed è super super instagrammabile ovviamente, con un bel tavolo, tipo colazione, voi preparate così la vostra crema pan di stelle, due o tre biscotti pan di stelle, eccetera.
foto e Instagram. E se non mi seguite ancora su Instagram, andate immediatamente a seguirmi. Ovviamente mi trovate anche sempre con Sugri Vanilla, okay? Sono come un po' il prezzemolo, mi trovate comunque con quel nome. E quindi niente, non la mangio, perché mi dispiace, perché devo ancora fare la fotocopertina. Però deve essere una bomba calorica anche questa. E quindi niente, questa qua era la mia reaction all'assaggio della crema pan di stelle e ovviamente mulino bianco. Se vi è piaciuta, mi raccomando, lasciatemi un bel like. Ovviamente giù nei commenti fatemi sapere se andrete anche voi a comprarla, se l'avete già assaggiata, se l'avete già comprata, eccetera, 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 eccetera. Inoltre, se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi immediatamente attivando sempre la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, quindi la mia fanpage di Instagram, la mia fanpage di Facebook e infine il mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super bacio stellare a tutti e noi ci vediamo domani con un altro video e fate un po' attenzione, super lolloso, e vi farò vedere una super novità. Ciao, a domani.